compatto, siamo ormai a meno di 500 metri dalla conclusione. Ecco la volata, come abbiamo detto, maglia dell'Assautista, arrivano anche le maglie della Lampre Verina, anche maglia dell'Androne giocato di Venezuela, attenzione a Coltrelli, è lanciato lo sprint anche Bonifazio che va a sprintare. Manuel Belletti, prima corsa, prima vittoria, una stagione che per te è iniziata nel migliore dei modi. È iniziata nel migliore dei modi, e diciamo che è stato un esordio col botto. Ringrazio tutta la squadra che ha creduto in me e anche chi non ha creduto in me, perché oggi ho dato quel qualcosa in più e non potevo sbagliare. I compagni nel finale si sono sacrificati rinunciando alle loro ambizioni e non potevo assolutamente sbagliare. Manuel, possiamo dire che per te questa è una sorta di rinascita? Sì, oggi era la prima gara e prima vittoria e penso che tutta la stagione correrò come se fosse per me un mondiale, quindi benissimo così. Manuel, riviviamo le fasi finali, questa volata straordinaria. Sì, a 3 km dall'arrivo Gavazzi e Ponzi mi hanno preso e fatto stare alla loro ruota, mi hanno detto di fidarmi di loro e così ho fatto, mi hanno tirato una volata perfetta e niente, quando sono partito ho capito che avrei vinto, quindi speciale. Manuel, una dedica speciale per una vittoria speciale? Beh, la dedica va a tutte le persone che mi conoscono, che mi vogliono bene, i miei amici che sono venuti qua oggi a tifarmi, i miei genitori e tutti i miei tifosi e soprattutto anche alla squadra che ha creduto in me e oggi penso di aver iniziato nel modo giusto ricambiando con una vittoria. Adriano Amici, una giornata che è iniziata con un autentico bagno di folla, una bella soddisfazione. Sì, è stata una soddisfazione grossa, anche ieri che c'è stata la verifica licenza, ho visto tanto interesse del pubblico, tanto interesse di persone che le ho viste avvicinarsi per vedere soltanto la verifica licenza. Questa mattina veramente in uno scenario incomparabile, secondo me veramente molto bello, c'era tanta gente, c'era una marea di persone.